La cultura che sopravvive alla politica. Se mai avessimo avuto dubbi, eccola qui, nero su bianco, la prova. Ed è tanto più vero se c'è qualcuno che sa valorizzare il patrimonio, rileggendolo, mettendolo a disposizione del pubblico. È quello che accade alla mostra Archi, a Ca' Giustinian, Biennale di Venezia. Si racconta la terza mostra di architettura, quella dell'85, diretta da Aldo Rossi. Le fotografie in bianco e nero raccontano l'inaugurazione alla presenza di una prima repubblica che non c'è più. C'è invece tutta l'attualità della lettura che Aldo Rossi fece della realtà urbanistica di allora, chiamando gli architetti contemporanei a reimmaginare alcuni luoghi di Venezia e del Veneto affinché dialogassero con l'antico. Oggi Chipperfield, neodirettore della prossima Biennale di Architettura, ha scelto di rivisitare quella mostra tracciando un ideale ponte con la sua Common Ground. Similar to Rossi, I'm concerned that meaning has you know, and the role of history, the importance of place, and all of these things are a little bit lost in this commercial environment that we live in, where we think who is responsible for society is changing, and I think we can't anymore look to the state to be a society. We have to look at, you know, our own collective responsibility. That's why I think common ground is a very good description, because common ground means, you know, the things belong to everybody. C'era una giuria internazionale a premiare le proposte migliori con i leoni di pietra. I progetti vincitori oggi sono esposti con tavole, disegni e un plastico del progetto per Cavenier dei Leoni di Raymond Fein. Sempre una mostra di questo tipo vuole dimostrare che si può andare oltre, che c'è un'altra soluzione, che c'è qualcosa d'altro che si può fare. E questo nell'architettura è fondamentale, perché sapere che le cose possono essere fatte in altro modo è il principio in base al quale una civiltà sa chiedere qualcosa agli architetti, non si accontenta del costruire, della banalità. Vorremmo anche noi essere capaci di chiedere agli architetti di realizzare le nostre meno stupende periferie. Oltre ai leoni di pietra, Rossi selezionò molti altri progetti. Ne erano arrivati oltre 1.500 da tutto il mondo e con i manifesti realizzati dalle tavole principali fece rivestire gli archi all'ingresso dei giardini della Biennale. Quella biennale di Aldo Rossi, così come tutto il suo lavoro sul modernismo, fu per Chipperfield momento di formazione. What is the role of history in a modern society? What is the role of the local problem compared to the global condition? These were themes which he was promoting and he identified very strongly. And I think these are themes which we are still struggling with. I think the sort of excessive commercial success of the last 20 years has disguised a little bit, camouflaged these issues, because when there's lots of money and lots of building, and in a way there's less thinking, and you know, this is a time to think again. La Biennale di Baratta continua nel lavoro incessante di costruire un ponte tra i nuovi appuntamenti internazionali e quelli di un passato da valorizzare attraverso le mostre che pescano nell'immenso archivio dell'ASAC. Una mostra su una Biennale, questa dell'85, vuole però anche essere una ricerca su noi stessi. È un modo per domandarsi qual è il ruolo di una Biennale, che cosa deve fare una Biennale, cosa serve. Una Biennale serve se sa porre delle domande che sono in rispondenza con quelle che la società nella quale viviamo si pongono. In questa occasione si è creato un primo colloquio con l'archivio dell'Ateneo UAV. È un modo di spiegare come la Biennale non è una istituzione ferma, ma cerca un colloquio con tutte le altre istituzioni che hanno un ruolo a Venezia. Chipperfield non ha scelto una biennale qualunque e un direttore qualunque. Quella dell'85 fu una mostra che stupì il mondo, così si disse, e Aldo Rossi, 5 anni dopo, nel 1990, fu il primo italiano a vincere il premio Pritzker.